qui un nostro amico che ha scritto una canzone che si chiama L'Appello, che è diventata la nostra canzone, la canzone dell'Agende Rosse, e ce l'ha portata questo 19 luglio in Via D'Amelio, perché noi non vogliamo che quello sia un luogo di morte, non vogliamo quelle che noi a Palermo chiamavamo le corone di morte. In Via D'Amelio il 19 luglio Paolo è vivo, non è un giorno per i morti, è un giorno per vivere, per cantare, per celebrare Paolo Vivo, per lottare insieme a Paolo che continua a vivere in quella strada. E oggi Daniele è voluto venire anche oggi insieme a noi, ha dovuto lasciare i figli a casa con la febbre, voleva portarli qui, ma non è riuscito, mi ha telefonato, ha detto sto venendo, sto prendendo il trenino, arrivo, e finalmente è arrivato ed ecco Daniele Silvestri. Grazie Daniele di essere, non è più con la solità, è qui soltanto per salutarci, per parlarci, perché come io le avevo chiesto in Via D'Amelio, lì poi ci ha fatto quel regalo di farci sentire la sua musica, di farci sentire le sue canzoni, qui invece è per lottare insieme a noi. Grazie Daniele. Grazie a voi, grazie a te, grazie a quelli che ci sono, ed è questo lo scopo della presenza, esserci. Per quanto mi riguarda non ho appunto uno strumento tra le mani, perciò mi perdonerete se sarò anche molto prego, forse vi ringrazierete, però è importante a volte esserci, ci sono delle battaglie che è importante fare, e questa per me lo è già da molti anni, anche se sta cambiando, sta diventando una battaglia anche diversa, non è solo lo schierarsi, e già questo fa la differenza oggi, ce n'è sempre credo più bisogno. Per me schierarsi dalla parte dei magistrati in questo momento della storia di questo paese lo do quasi per scontato, non vengo neanche a spiegarlo a voi che probabilmente l'avete capito molto prima e meglio di me. Vorrei solo ricordare, nello spiegare perché mi sembra così importante questa battaglia, spiegare qual è il diritto che forse ci stanno togliendo, che ci stanno veramente, che forse non è neanche così evidente. Questa battaglia è iniziata forse per il diritto a conoscere, soprattutto a sapere qualcosa, no? Che è parte della nostra storia, anche della nostra vergogna, dei nostri errori in qualche modo, ma soprattutto della nostra storia, che è fatta anche da gesti eroici, in cui l'eroismo sta semplicemente nel fatto di credere in qualcosa, di essere giusti, di arrivare fino al punto di sapere di essere traditi, ma continuare a fare la cosa giusta. Quindi il diritto non è più solo quello di conoscere. Questa manifestazione, ho scoperto oggi guardando su internet, l'hai chiamata alla fine noi sappiamo, no? Che ovviamente potrebbe sembrare un punto d'arrivo, ormai sappiamo, in realtà non lo è affatto, perché il diritto più importante adesso da difendere credo che sia quasi infantile, il diritto di sapere che abbiamo uno Stato che ci difende e non che ci nasconde, il diritto di poterlo amare il proprio paese attraverso le proprie istituzioni, è quel diritto che ci stanno togliendo. Tra l'altro ci viene nascosto tutto questo perché i problemi per cui scendere in piazza sono talmente tanti, talmente immediati, urgenti, perché la politica è ormai solo la politica dell'emergenza e dell'urgenza, che questa cosina piccola piccola, che è quasi più un sentimento, che quello per cui si può essere orgogliosi di essere parte di un paese pur con tutti i suoi difetti, questa cosa ce la stanno demolendo. Per questo che sono d'accordo con Marco Travaglio, l'ho sentito venendo dal web, quando dice in fondo quello che è successo, questa inconsulta sentenza non fa neanche tutti questi danni da un punto di vista forse prettamente pratico nel dare ragione a quel presidente, non ci interessa, credo, non interessa a questo popolo essere in battaglia contro qualcuno, neanche mai contro l'istituzione in sé, se non fosse che quell'istituzione si mette fra lei e il suo diritto di sapere. Ripeto, è altro che ci viene tolto in questo momento, che anche quella sentenza dà un altro colpo alla possibilità di sentirsi, non dico rappresentati, che quello siamo abituati talmente male negli ultimi 20 anni, di sentirci ben rappresentati ci viene comunque difficile, ma sentirci almeno figli di un padre sì che sbaglia, ma che comunque è un padre, questo pure non accade più, ed è la cosa che è più triste sapere che non avranno mai i miei figli. Io ci sono cresciuto, forse per merito anche di persone ingenue, non lo so, di un padre che mi ha insegnato che le regole fanno parte sono la cosa più bella che ci si dà fra uomini, e quindi la legge, e quindi la legalità. Perché non voglio, non poterlo più far provare, far capire ai miei figli? Invece stanno uccidendo questo, anche con questa sentenza. Per questo grazie a tutti quelli che ci sono, e grazie a tutti voi.